Eccola qui che mangia, ve la faccio una cosa veloce della scodella perché praticamente è velocissima, si arrabbia, è più veloce della luce con questo umido che per lei è il premio del pomeriggio. Altrimenti soltanto crocchette, vabbè, penso che da Dina Costante vi informi di tutto. E che ve la volevo far vedere correre, ma non mi ha dato il tempo. A proposito, approfitto, sempre approfitto. I cancelli sono stati finiti grazie a voi. Ah, Pitt se ne va sabato. Stefania Barbato ha trovato la staffetta e parte. Vero, mamma? A zia, se no va a finire qualcuno si dispiace. Allora, dentro all'interno ve l'ho fatto vedere, c'è un po' di cose da continuare, però io non chiedo perché già sapete come. Ma il problema è lui. Che cosa vogliamo fare con Greg? Ragazzi, cioè, io non riesco veramente a taggarlo perché vi blocca Facebook. Io dopo ve lo faccio vedere correre, cioè, è un leoncino incredibile, non può stare chiuso qua dentro, per favore, non posso stare sul PC, non posso condividere, non posso taggare. Cercate di aiutarmi, quanto più cerco di farla di eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. E poi tutto questo, vabbè, adesso perché è un attimo di mangiare, chiaramente, e Laika è gelosa. Come, vieni, dove sei? Poi, e che mi fai correre come una scema da sola? Raga, Greg pesa intorno ai 12-13 kg, c'è tutto pelo, è tutta testona, tutto, è bellissimo. È bellissimo e dove sta? L'ho perso. Greg, vieni qua, vieni. Greg? Vi prego, cioè, c'ha neanche un anno. Io non lo so, non riesco a taggarlo, a condividerlo, a diffonderlo. Vieni qua, vieni. Dopo facciamo due foto. Guardate che agilità. Guardate che agilità. Greg, andiamo. Corri. No, amore, queste cose proprio sempre tu sei il solito maniaco della situazione. Eccola piccolina. Vogliamo salutare? Vediamo qualche nome che mi viene in mente. Martina, Laura, Patrizia, Daniela, Susanna, e non mi ricordo più, non me ne vogliate male. Visto? Stanno benissimo qua, comunque, no, non perché, cioè, non è che perché sono di parte. Non sta, perché effettivamente, cioè, sarebbero meglio, molto meglio anche Betty e bimba, però stanno soffrendo, insomma, nella stanzetta da 2 mesi, poverine, praticamente quasi murate vive. Ecco, va bene, adesso abbiamo visto. Allora, a parte lei che ci vanno tutti i giorni per e ancora ha bisogno di allattare, mi aiutate ad adottarlo, vi prego. Ciao amore di mamma. Aspetta, adesso vengo a picchiare. Amore, ti fai guardare, dopo facciamo due fotine, eh? C'è degli occhi meravigliosi, guardatevi le foto, piccole foto che già fa. Vabbè, andiamo a fare le foto ai piccoli, ok? Grazie. Guardate questo cionchettone, guardate questo cionchettone, guardate. Amore, vado a fare le foto ai tuoi piccini, capito? Perché le ho promesse proprio con il cuore. Ci vediamo dopo. Ciao.